Quelle chiaramente sarebbero le dimensioni parallele, quelle dove scompare eventualmente. Potrebbero essere, esatto, sì. Una. Poi volevo chiederti cosa pensi delle cosiddette apparizioni. Chi sono questi che vengono a fare le apparizioni? Domanda. Di certo non la Madonna. Difatti ci sono delle immagini che ho visto in giro, delle figure, sembrano dei maschi, hanno il fisico del maschio. Ma se noi prendiamo le prime descrizioni che i tre fanciullini hanno fatto della femminuccia che si è presentata a Fatima, con la Madonna non c'entra assolutamente nulla. Era una piccolina vestita con una tuta aderentissima, teneva una sfera in mano e dopodiché l'iconografia è diventata quella ufficiale da quando la Chiesa ha preso in mano tutto, insomma. Su questa roba qui c'è un libro interessante di Laura Fezia che è Le apparizioni mariane, il grande imbroglio, che consiglierei di leggere perché ne analizza decine. Per quanto riguarda i fenomeni di natura pseudo-religiosa, io ci ho scritto anche sopra abbastanza a suo tempo, il punto d'arrivo di questo discorso è stato un libro che oggi non si trova più ma che si chiama Venga allo spazio. Sostanzialmente dimostra questo, lo dimostra proprio, non è che ci sono oggetti di discussione. Allora, la Madonna, secondo la concezione corrente, è la madre di Dio, la madre di Gesù Cristo e via dicendo. Naturalmente però c'è da fare una considerazione. Questo cliché che noi abbiamo ricavato dal cristianesimo resta da capire se e quanto è vero. Infatti, la Chiesa Cattolica, delle oltre 2000 apparizioni mariane che ha a disposizione, ne considera malapena 20, cioè praticamente nulla. E, sappiatelo, voi non dovete credere a queste apparizioni, perché come cattolici praticanti e fedeli non vi si chiede questo. La Chiesa dice che voi, la Chiesa Cattolica Romana e Apostolica, dice che se voi volete credere a Lourdes e a Fatima, siete padroni di farlo e va benissimo, ma se non ci credete siete ugualmente buoni cattolici e non gliene può fregare di meno, punto. Questa è la prima considerazione, che significa sgamarsi da questo discorso. Perché? Perché la Chiesa sa come stanno le cose. Allora, le cose stanno in una maniera molto logica. Le varie apparizioni mariane, dicendola proprio per com'è, sono tali da non giustificare assolutamente alcunché di divino. Perché quando una Madonna ti appare nel 1700 e passa a dei bambini, dei veggenti polacchi, e gli parla, dice ah che bello, si manifesta, no, spieghiamo, in quel periodo la Polonia non esisteva più come Stato sovrano, c'era stato storicamente lo smembramento della Polonia che era diventata in tre parti, una parte era per la Prussia, una parte era per la Russia, una parte era per l'Austria. La Madonna appare e appare in una zona della Polonia che è di competenza dell'impero di Prussia, quindi vi si parla il tedesco. Cosa fa la Madonna a questi bambini polacchi che non conoscono il tedesco? Parla in tedesco e i bambini non capiscono una mazza. Cioè, la Madonna può fare questi errori così marchiani? E poi spiegatemene un'altra, roba di 15 anni fa, a una veggente, non mi ricordo se in Colombia o in Perù, adesso dovrei andare a rivedere, una ragazza di 18 anni, gli appare la Madonna. Ah, che bello, che bello, che bello! Cosa succede? La veggente vede questa donna, questa figura, che si qualifica come la Santa Vergine, la quale praticamente le parla, ma lei all'inizio non capisce quasi nulla. Perché? Perché lei parla uno spagnolo desueto. È lo spagnolo della conquista di 500 anni prima. E solo dopo lei si rende conto che è uno spagnolo di quel tipo. Ma scusate, si era dimenticato il dizionario. Cioè, il problema è che la Madonna non può fare errori di questo tipo. Si aggiunge un'altra cosa, infatti è il punto d'arrivo di tutto un logico discorso. C'è chi si atteggia a Dio, non c'è dubbio. Ma badate bene, non c'è poi niente di strano. Se voi andate a vedere alcune opere latine del secondo secolo avanti Cristo, scoprirete che i fenomeni che sono legati alle apparizioni mariane o cristiche, a noi tanto note, a santi e veggenti cristiani, erano comuni anche nel mondo pagano, con una differenza, che la statua che per esempio sudava sangue era di Giunone, oppure il simulacro che lacrimava era di Giove, quindi capite, o di Apollo,
Allora capitevi bene che qui la situazione sta in questi termini. Da tempo immemorabile qualcuno veicola informazioni di tipo spirituale, non c'è dubbio, o etico se preferite, a una massa in forma di cialtroni, noi, sotto acculturati, e naturalmente cosa deve fare? Andare a spiegare che viene dalle stelle, ma manco per niente. Si rivolge attraverso i contenuti culturali e religiosi locali e quindi si adatta alla religione del tempo e dice io sono, eccetera, eccetera. D'altra parte, scusate, voi siete fra gli aborigeni della Nuova Guinea, che sono stati cannibali fino a pochi decenni fa. Se vi trovate in mezzo a loro circondati, che fate? Scusate, 90 su 100 tirate fuori l'accendino e dite che siete il figlio del Dio del fuoco e vi raccontate quattro stronzate. È evidente. Anche questa gente si è comportata così. Da sempre. Questa è la prassi. Cioè, vorrei essere molto chiaro, mi dispiace perché sembra che io sto pontificando, ma 50 anni di ufologia, qualche cosa mi hanno insegnato. E vi posso garantire che ormai il quadro totale, globale, è chiarissimo, non chiaro, chiarissimo. Bisogna semplicemente capirle queste cose, tutto qua. Finiamo poi per dire il discorso del sole rotante, che diceva giustamente Sabrina, è ovvio che il sole rotante non ruota, no? È ovvio che a Fatima, sì, Fatima è una tipica apparizione ufologica, lo ha detto Antonio Rivera fin dagli anni 60, Dio la ben gloria, è stato il primo a dirlo, è il primo ad avere il coraggio, è uscito in Portogallo, mai tradotto all'estero, per carità di Dio, un libro eccezionale intitolato Interversione extraterrestre in Fatima, no? Di due autori eccezionali che sono andati a ripescare tutti i dati, non c'è niente da fare. L'apparizione di Fatima è un'apparizione ufologica a tutti gli effetti, con addirittura la fotografia dell'UFO, che è stato pubblicato dall'osservatore romano nel 1917, perché c'è. Allora, naturalmente, non è che il sole ballava, c'era il carro celeste della Madonna che tutti aspettavano. E poi c'è un'altra cosa importante da rilevare. Che cavolo c'entra la Madonna e la religione cattolica in un Portogallo medievale che si è inventato tutto e ha obbligato questi poveri cristi di bambini a dire quello che volevano loro, perché li hanno coerciti in tutte le possibili maniere, a parte che i bambini erano quattro in origine e non tre, per chi non lo sapesse. Aggiungiamo una cosa, questo fenomeno di Fatima non soltanto è stato ripreso, ma soprattutto ha creato effetti fisici incontrovertibili su 75.000 persone, forse questo non lo considerate, altro che sole che ballava, ma stiamo scherzando, tutti stavano ad aspettare l'apparizione della Madonna che doveva arrivare dal cielo, 75.000 persone sotto pioggia battente da 4 ore, fradici fino alla cotenna, arriva il sole che si mette a ballare e nel giro di un minuto e mezzo sono tutti asciutti, tutti! Abbiate pazienza, ma cosa c'entra il sole e cosa c'entrano altre cose? Era un fenomeno di questo tipo. Naturalmente è un fenomeno di massa, è ovvio, fa effetto. La Chiesa cosa volete che dica? Se poi ci sono, come ci sono, altre storielline che riguardano per esempio il presunto contatto di Giovanni XXIII con questi esseri in due fasi, in due eventi diversi, o addirittura, e questo è storia ed è incontrovertibile perché gli hanno dedicato una tavola, la domenica del Corriere, no? Pio X che dai giardini vaticani vede il sole danzante, che naturalmente nessuno dice che è il sole danzante, dice che il pontefice ha avuto una visione simile al sole danzante dai giardini vaticani, si vede Pio X che vede sta fare così. Era un UFO. Ma come si fa a dire nel 1951 che il pontefice romano ha visto un UFO? Quindi così, capito? È andata così, né più né meno. E l'altra storia di Giovanni XXIII avrebbe riguardato sia una cosa che gli sarebbe stata fatta recapitare dal contattista americano Adamski, che effettivamente è venuto a Roma a portare questa cosa al Vaticano, quindi poi lasciamo perdere, e che ha potuto poi esibire comunque una medaglia pontificia che viene data normalmente per le udienze. Questo uno. Ma l'altra cosa, ancora peggiore, che è di più recente notizia questa, riguarda Monsignor Loris Capovilla, che sostiene praticamente che il pontefice, cioè Giovanni XXIII, sarebbe addirittura nei giardini vaticani stato praticamente testimone dell'atterraggio di uno di questi oggetti e della conversazione per circa 20 minuti con un suo occupante, con lui che li stava a guardare. Qualcuno ha chiesto a Capovilla, che è ancora vivo, è ultra novantenne, gli hanno detto ma che è sta storia? Lui ha fatto un sorrisino, no, ha fatto un sorrisino e non ha né smentito né affermato. Quindi non ho capito,
signori, la Chiesa non può dire più di quanto non abbia detto. Concludo ricordandovi una cosa circa la Chiesa. L'attuale pontefice, Bergoglio, per chi non lo sapesse, oltre che gesuita e argentino, come Funes, dicevamo, è anche gesuita e argentino come padre Segundo Benito Reina, famoso astronomo argentino dell'osservatorio di Adara, che ha fotografato gli UFO negli anni 60 e che tutti sanno che li ha ripresi gli UFO in Argentina. Finisco ricordando che un amico personale di Papa Bergoglio era Pedro Romagnuc, che se andate a vedere è uno che ha scritto un paio di libri sugli UFO in Argentina. Quindi è evidente che le gerarchie vaticane sono assolutamente informate di questa cosa, sono, il Papa attuale è persona ben informata dei fatti, e naturalmente però non aspettatevi che mi vengano a raccontare con uno schiocco di vita tutto quanto.